Ci troviamo all'interno del liceo artistico Ragusa Chioara di Palermo. Eh, questa sezione è design dei metalli e dell'oreficeria. Ricordo che noi siamo un ex istituto d'arte e quindi abbiamo avuto in dote, ehm, diventando liceo artistico, i laboratori della sezione legno e metalli. Specificatamente in questa sezione noi utilizziamo con, per la progettazione un CAD eh, dal nome Renoseros. Ehm, quindi i ragazzi eh, imparano a disegnare col CAD, dopodiché eh, si passa a fare le tavole. Dopo la progettazione i ragazzi stamperanno con la stampante 3D il prodotto. È una stampante a filamento. Eh, dopodiché, i ragazzi, una volta che eh, avranno preso coscienza di come verrà il prodotto, scenderanno nei laboratori di sezione e andranno a realizzare eh, manualmente il pezzo. Come si vede dal, dal pezzo esposto in, in vetrina. È da cinque anni che organizzo Edu Carnival, che è un progetto organizzato dal MIUR e anche dal CRAL di, di dell'istruzione. Grazie alla nostra dirigente che ci incoraggia ogni anno a questo progetto abbastanza pesante, noi realizziamo dei costumi. Abbastanza carini, abbastanza belle e vinciamo ogni anno la maschera più bella. Speriamo quest'anno di vincere pure, giusto, Lina? Dobbiamo farcela perché non possiamo non farcela. Il tema di quest'anno sono Animali Fantastici e la mitologia. Noi abbiamo scelto il mondo del Giappone perché. Perché la nostra scuola, chiamandosi Otama Kyoara, quindi dell'artista che insieme al marito Ragusa, Vincenzo Ragusa, ha fondato questa scuola È particolarmente che quest'anno i nostri lavori, il nostro possesso, si trovano alla mostra dedicata a lei a Palazzo dei Normanni. Noi vogliamo onorare la nostra artista, quella che ha fondato la nostra scuola, facendo Educarnival, facendo appunto il mondo del Giappone. Noi inizieremo intanto la sfilata proprio personalizzando a lei, ma principalmente noi. Noi insieme alle mie colleghe abbiamo pensato di rappresentare dei costumi che riproducono dei quadri dell'artista, quindi facciamo, diciamo che l'arte si veste, riprodurremmo delle farfalle fatte da lei, dei fiori e altre cose attinenti a lei. E quindi siamo tutti qua che lavoriamo, i nostri costumi sono costumi abbastanza complicati e pesanti, quindi le ragazze devono avere bisogno di una struttura e poterli portare, perché noi partiamo eh, dal tutto il centro storico, cammineremo per diverso tempo, quindi le ragazze non possono affrontare questo peso dei nostri costumi e come le vedete è fatta di tanti pezzi, tante strutture messe assieme e quindi ci aiutano i nostri colleghi del laboratorio legno che la, ci faranno questi, questi, queste strutture. Tutto questo però nasce da un progetto che parte principalmente dai ragazzi con la nostra collaborazione. Insieme alle nostre ragazze stiamo lavorando alle parti decorative da poter applicare poi in tutti i nostri costumi. Loro nello specifico stanno tagliando dei pezzettini di plastica vellutati che poi verranno applicati in un costume particolare che noi stiamo realizzando in questi giorni. E quotidianamente lavoriamo soprattutto durante il pomeriggio o durante la mattina e a turno i ragazzi ci vengono ad aiutare ed anche loro imparano delle tecniche nuove per quanto riguarda non soltanto il cucito ma anche la lavorazione del legno perché collaborano gli altre, le altre sezioni, il design, il regamento, incollano, tagliano, progettano insomma un insieme di materie e parti dei settori barotoriali che riescono insomma a a far Scusa, completare l'esperienza ai ragazzi sia per quanto riguarda la progettazione che anche la realizzazione del vestito. Allora, in quest'aula eh, noi lavoriamo con la progettazione grafica e pittorica e, e ci occupiamo del laboratorio della figurazione. E, qui alle pareti abbiamo qualche esempio di lavoro realizzato dai ragazzi che partendo dalla traccia di un tema eh, realizzano eh, il loro eh, esempio di eh, pannello decorativo, per esempio oppure di eh, prototipo da presentare ad un eventuale committente eh, che in quell'occasione sta facendo eh, una gara, oppure una, un concorso, un appalto per quel tipo di, eh, di richiesta o di lavoro che eh, ha richiesto. Nella prima tavola, in questo esempio, il ragazzo ha eh, studiato la composizione, prima con diversi bozzetti o schizzi preliminari, fino a che ha trovato la composizione giusta. La composizione viene vista in una seconda tavola di campionature grafico-pittoriche, eh, nella quale il ragazzo può diciamo, interagire con anche di, i diversi linguaggi dell'arte. Alla fine il bozzetto finale, eh, che viene realizzato con una maggiore cura anche dei dettagli, eh, fino all'ambientazione dove il pannello trova la sua collocazione finale. All'interno dei nostri laboratori i ragazzi hanno modo di eh, utilizzare materiale plastico, quali l'argilla, la plastilina, ma anche gesso, tufo e vari materiali plastici. Qui abbiamo qualche piccolo esempio da mostrarvi. E, mh, I ragazzi, quindi, utilizzano eh, il metodo additivo nel caso di argilla e plastilina, sottrattivo nel caso di pietra, gesso e altro materiale. La scuola partecipa a tante diverse manifestazioni, una di queste è stata Palernoscenza di qualche anno fa, il cui tema era la matematica. Ecco che i ragazzi insieme al docente hanno realizzato questa opera che è lo sviluppo di una formula matematica ottenuta con materiale di recupero. Allora, queste invece sono delle piante un po' particolari, frutto appunto della fantasia dei nostri ragazzi. Che hanno lavorato sul tema del cambiamento ambientale e quindi queste piante che hanno preso una forma particolare, un po' strana, un po' bizzarra, quindi, dalla, dalla struttura eh, plastica, poi hanno applicato il colore e hanno un po' dato delle soluzioni nuove a queste forme eh, di botanica. Ecco. Dallo studio della cartapesta, quindi sul tema del carnevale. alla tecnica della formatura, con degli stampi, nel lavoro in gesso. Diciamo che i ragazzi con disabilità sono integrati nel laboratorio, quindi anche loro danno oh, la loro, mh, il loro contributo. Ecco. Qui eh, i materiali sono diversi e eh, vengono comunque inglobati poi in una visione unitaria di eh, struttura come scultura. Quindi, sempre sul tema del recupero, del riciclo, la fantasia dei ragazzi comunque dà esito a questi lavori. Questo è il gas beton. Quindi è un materiale molto oh, friabile, facilmente lavorabile, che viene levigato e eh, viene arricchito poi con queste, queste particolari no, linee. Quindi di incisione. E poi con il colore si completa l'opera. Qui siamo nel laboratorio di progettazione eh, dedicato sia all'architettura che al design. È eh, un'aula attrezzata di 25 postazioni computer eh, dalle quali si può lavorare con i software CAD, eh, ma anche altri software di cui siamo dotati, del, eh, come Illustrator, Photoshop e quant'altro. Eh, I programmi CAD utilizzati sono Rhinoceros e SketchUp, con i quali si può ottenere una modellazione 3D eh, dei progetti, ma anche la rappresentazione tecnica in 2D che serve ogni volta per rappresentare il progetto architettonico e di design. Nei nostri computer vediamo diversi esempi che abbiamo aperto, e sulle mensole di questo laboratorio. Vediamo diversi oggetti realizzati con tecniche di fabbricazione digitale. Infatti, questo è un laboratorio chiamato anche di prototipazione rapida. Eh, quello che vediamo sono oggetti realizzati con diversi tipi di macchinari, di strumentazioni. Ci sono le stampanti eh, 3D eh, a sublimazione di resina liquida. Abbiamo delle stampanti a filamento, sempre 3D, eh, abbiamo degli incisori laser, eh, abbiamo delle macchine a taglio a fresatrici a controllo numerico, abbiamo degli scanner laser, abbiamo delle postazioni per mh, la realtà virtuale, eh, per la visualizzazione con l'Oculus, abbiamo ultimamente anche mh, dei droni di cui il professor Alessi per esempio tiene dei corsi PON. Eh, insomma, è un laboratorio che si è eh, sempre di più allineato ad una scuola innovativa e digitale. Ci troviamo all'interno del museo Ragusa Kiohara. Già il nome stesso del museo ci fa capire come questo sia in qualche modo... Il cuore e nonché il fiore all'occhiello della scuola perché nasce dall'idea di Vincenzo Raguse e Otama Chioara che ehm, fanno un sodalizio che è artistico, oltre che nella vita, e fondano questa scuola museo e che poi diventerà eh, istituto d'arte e oggi è liceo artistico. Da quest'anno il museo è inserito nel percorso delle vie dei tesori, perché all'interno del museo troviamo dei manufatti di grande valore. Eh, Vediamo ad esempio abbiamo tutta la sezione delle ceramiche, sono molto preziose, manifatture siciliane che vengono da Collesano, Caltagirone, ma che risentono delle influenze dell'arte eh, turca, ma anche dell'arte fiamminga, collaborazioni molto particolari. Si possono vedere tantissimi vasi per esempio con funzione apotecaria, eh, quindi destinati ad erbe medicali. Eh, Abbiamo alcuni esempi con le decorazioni, con questo blu, eh, con, eh, assolutamente piene proprio per questa idea dell'horror vacui. Eh, tantissimi tipi, eh, molto preziosi, molto antichi, moltissimi antiquari hanno approfittato dell'occasione data dalle vie dei tesori per visitare questo museo e hanno ritrovato pezzi di grandissimo valore. Se guardiamo invece alla mia destra abbiamo un pezzo antichissimo, è un arazzo di matrice fiamminga che eh, ci presenta la conversione di Totila, così è stato catalogato, proprio perché abbiamo una scena in cui abbiamo il momento cosiddetto della conversione di questo. Ehm, re barbaro che eh, inizia a credere alla, a, alle capacità predittive eh, del, del santo e vediamo tutta questa serie di motivi ornamentali eh, sia floreali eh, che fanno parte diciamo compongono tutta la cornice. E, Proprio di fronte abbiamo l'altro pezzo molto antico e che, insieme a questo arazzo, proviene dal dall'ex convento dello Scavuzzo, che è un crocifisso, eh, anche questo un pezzo antico eh, in cui vediamo la rappresentazione iconografica eh, più diciamo, tradizionale del Cristo. Se eh, ci muoviamo ancora. Da questa parte abbiamo tutti i paramenti liturgici, sempre perché molti dei pezzi che noi abbiamo qui provengono per l'appunto da questo convento dello Scavuzzo e, e sono pezzi vari, per cui abbiamo proprio paramenti e vediamo, è tutti diciamo, elementi che sono tipici della liturgia. Continuando questo. Continuando, possiamo dire che in questo museo noi abbiamo proprio quella che è la quintessenza da sempre di questo istituto, ovvero questa idea che qui si impari e si inizi qui a coltivare la propria vena artistica. Tant'è vero che abbiamo una sezione in cui ci sono manufatti di ex alunni che sono poi diventati molto famosi, come ad esempio il Manzo, lo Scozzola, che hanno presentato le loro creazioni in concorsi importanti come la Triennale di Venezia. Questo, ad esempio, è un tavolo che eh, ci rappresenta le sezioni in cui è eh, diviso diciamo, il nostro indirizzo, quindi abbiamo eh, metalli, legno, eh, arti figurative e questo qui è stato proprio un, eh, un, un oggetto, diciamo, un, un complemento d'arredo che è stato presentato ad un concorso e che è rimasto. Se guardiamo la base, vediamo proprio l'idea del... Le forme proprio architettoniche, quindi tutta la lavorazione. In questa sezione abbiamo manufatti sempre di ex alunni famosi come il manzo e lo scozzola. Qui abbiamo un crocifisso molto particolare perché è una sorta di summa tra l'iconografia classica del Cristo Patiens quindi in croce, e nello stesso tempo, però, ehm, del Cristo triumphans, perché comunque non notiamo nel volto la sofferenza tipica del Cristo, eh, Cristo Patiens. Qui abbiamo invece la coppa delle sirene che è è, un altro, eh, è stato creato sempre da un nostro ex alunno e eh, rappresenta per l'appunto eh, le figure femminili però con elemento comunque eh, animalesco perché vediamo la coda delle sirene e anche questa è stata presentata a un concorso molto importante. Qui ci troviamo nella sezione dedicata proprio a Otama Kiyohara, che poi divenne, una volta trasferitasi in Italia, in Sicilia, Eleonora Ragusa, la moglie per l'appunto di Vincenzo Raguso. Qui abbiamo la possibilità di ammirare alcune delle tavole della collezione dipinta e possiamo ammirare la caratteristica dell'acquerello di Otama Kiyohara, ovvero il fatto che la lavorazione non faccia pensare immediatamente ad un acquerello. Molti la scambiano per una tempera o addirittura per una stampa, perché, perché veniva mescolato all'acquerello la gomma arabica che rendeva quindi ehm, la texture molto più densa, molto diversa da quello che è l'acquerello che noi possiamo immaginare. Cosa vediamo anche? Che per esempio queste sono proprio rappresentazioni di alcuni degli oggetti che, che collezionava Vincenzo Ragusa e che poi la moglie rappresentava in queste tavole, anche con composizioni a volte anomale, perché erano proprio accostamenti anche ehm, magari non eh, naturali di oggetti che si ritrovavano nella collezione del marito. Questo laboratorio eh, è il laboratorio sia di architettura e ambiente che di design del legno. Come design del legno vediamo qui eh, dei, degli elementi progettati dai ragazzi. È chiaro che quando si progetta il modello è l'elemento che fa capire la, la mh, fattibilità del progetto. E come si può vedere, per esempio, in questo caso un modello di poltroncina è stato prima realizzato in piccolo e poi si è studiato la possibilità della sua struttura. Vediamo anche elementi progettati in tridimensionali, che sono delle, degli elementi di decoro e sono stati messi qua appunto per far visionare quello che i ragazzi possono fare e dei piccoli... Eh, delle piccole esercitazioni che, di tarsia, che è un'arte ormai eh, in disuso, ma è una tecnica artistica. E quindi al primo anno i ragazzi di design del legno possono approcciare anche questo tipo di eh, elaborati, dove con semplici linee eh, elaborate da loro vanno a sperimentare proprio la tecnica della tarsia. In architettura è chiaro che la scala è una scala più. Più piccola e quindi eh, si lavora con un cartoncino vegetale, e quindi si ehm, sono degli, degli esempi sempre che su progettazione loro Ah, questo per quanto riguarda anche al primo anno si sperimenta la lavorazione del legno sul massello, su semplici cose. E di architettura possiamo parlare di, di un elemento: l'elemento più antico e ancora in uso che è il mattone, e quindi. Il mattone viene realizzato nella sua, eh, nella sua dimensione reale, ma anche nella sua orditura viene stabilito così il ragazzo comincia a capire le possibilità dell'impiego del mattone, ma è anche un elemento di design. Questo è il reparto che riguarda la lavorazione del, del legno massello e, e, dei, e delle tavole. E quindi abbiamo sega a pialla a filo, combinata, troncatrice, eh, tornio copiatore, pialla a spessore. Sono, siamo qua nel, nel laboratorio del professore Di Sclafani, io sono l'insegnante di sostegno di questo liceo. E come potete vedere, vedete tanti lavori realizzati dai ragazzi nei diversi progetti dell'anno, dai laboratori di a vari progetti per l'erboscienza e così via. Sono progetti che hanno svolto i ragazzi in corso d'opera durante l'anno, dalla, diciamo dalla dal disegno, dal vero, alla, alla progettazione di edifici, decorazioni, eh, eh, fi, eh, la, lavori sul corpo umano... L'artista eh. si nasce o si può diventare? Ma guardi, io sono, sono nato pianista, e <ride> penso morirò pittore, <ride> per cui non lo so, cioè... Eh, sicuramente l'arte è un dono, un dono che si riceve dalla nascita, però che con, sicuramente con un buon eh, percorso di studi si può implementare. Questo istituto, divenuto liceo artistico semplicemente nel 2010, a seguito della riforma Gelmini, eh, nasce. Come scuola museo nel lontano 1884 ed è fondato da Vincenzo Ragusa, eh, scultore palermitano, e da Otama Kiyohara, cofondatrice eh, giapponese, una pittrice giapponese. Tra la storia di questo istituto è legata a queste due figure. Alle figure di, eh, di Vincenzo e di Otama eh, che hanno eh, costituito diciamo, un sodalizio artistico eh, ma anche nella vita personale. E, la scuola nasce come scuola, museo. Eh, scuola officina nel 1884 con un finanziamento eh, comunale perché il sogno di Vincenzo Ragusi era quello di essendo stato in Giappone e eh, avendo eh, partecipato appunto a un concorso nazionale eh, per, eh, perché per il reclutamento di, eh, di tre artisti italiani eh, dall'Accademia di Brera e per diversi anni è stato in Giappone e, e lì ha potuto, e, ha potuto sperimentare, ha potuto anche e, collezionare e, tanti, e, tanti oggetti dell'arte dell orientale e che e, ha avuto modo di portare in Italia, e, a Palermo, in questa scuola dove lui ha fondato appunto questa scuola che nasce dalla contaminazione tra cultura occidentale e cultura orientale. Dal 2010 i percorsi dell'ex istituto d'arte che prevedevano un triennio eh, a conseguimento del quale si, eh, si conseguiva il titolo di maestro d'arte, eh, seguito poi da un biennio che consentiva eh, il conseguimento del diploma, eh, questi percorsi sono confluiti nel 2010, proprio con la riforma Gelmini, nei percorsi di liceo artistico e noi oggi abbiamo tre indirizzi. Arti figurative, poi eh, design dell'arredamento e del legno, design dei, eh, dei metalli e dell'oreficeria e poi eh, architettura e ambiente. Annesso a questo istituto abbiamo anche un museo, eh, un museo che raccoglie maioliche del Settecento, ma che raccoglie un importante corpus di opere di, di Otama Kiyohara, eh, molte delle quali sono eh, in questo momento in esposizione al Palazzo eh, dei Normanni, a una mostra Otama Migrazione di Stili. Opere restaurate attraverso la collaborazione con, eh, con il centro di pro progettazione e restauro della regione Sicilia, con cui abbiamo stipulato una convenzione eh, per un progetto di alternanza scuola-lavoro, eh, che ci ha permesso di restaurare dei, eh, dei dipinti di Otama, degli acquerelli di Otama inediti.